Ragazzi, buongiorno, io sono Maurizio, qui sul canale parliamo di nutrizione, sport e crescita personale. Oggi torniamo a parlare di gestione dello stress e andiamo a vedere qualche tecnica di rilassamento e respirazione. Cominciamo subito. Cos'è lo stress e perché è dannoso? Lo stress che cos'è? È una reazione della nostra mente ad una situazione in cui ci sentiamo sopraffatti. Viviamo magari una determinata situazione a livello personale, a livello professionale. Questa situazione ci crea ansia, ci crea angoscia, ci fa sentire come se non fossimo in controllo di quella situazione, e quindi questa situazione va a generare stress a livello mentale. Quali sono gli effetti negativi dello stress? Gli effetti negativi dello stress sono frustrazione, sono ansia, sono angoscia, sono quella sensazione di perdita di controllo, come dicevo prima, il fatto di sentirsi di non essere in controllo di quella situazione e di non sapere come fare, di non sapere come agire. Abbiamo anche visto nello scorso video in cui abbiamo parlato di stress, che abbiamo due tipi di stress. Abbiamo quello negativo, che si chiama distress, e abbiamo quello positivo, che si chiama eustress. Ma oggi vorrei fare più un discorso generale e quindi parlare di stress a livello generale. Abbiamo delle strategie che ci servono per andare a ridurre quello che è lo stress, perché non vivremo mai completamente liberi dallo stress, ma impareremo a gestirlo in maniera più efficace. Tutti, in qualsiasi epoca, hanno vissuto situazioni di stress, ok? Voi pensate anche, l'uomo delle caverne aveva lo stress del accendere un fuoco, aveva lo stress del cercare da mangiare, aveva lo stress del difendersi dagli animali feroci, ok? Quindi in qualsiasi epoca ci sono stati stress diversi, ok? E possiamo imparare delle tecniche di rilassamento che ci aiutano proprio ad andare a ridurre quello che è lo stress. La prima cosa è la respirazione profonda. La respirazione profonda ci aiuta a scaricarci dallo stress. È un esercizio semplicissimo che possiamo fare tutti i giorni, in qualsiasi momento della giornata, è proprio quella di inspirare consapevolmente ed espirare consapevolmente. Quindi magari chiudiamo anche gli occhi, inspiriamo contando fino a 5 ed espiriamo contando di nuovo fino a 5. Quindi in questo modo, in maniera molto semplice, e vado avanti così magari per un paio di minuti, ok? Un paio di minuti, vedrete che vi sentirete già meglio, ok? Poi vi renderete conto come con il passare del tempo riuscirete anche magari a inspirare, trattenere ed espirare. Quindi magari inspiro per 5 secondi, trattengo per 5 secondi ed espiro per 5 secondi. Quindi mi siedo in poltrona, su una sedia, dove preferite, sul divano, come volete voi. Anche da sdraiato funziona bene. Magari da sdraiato mettete una mano sul petto e una sulla pancia e chiudete gli occhi. Espiriamo, quindi inspiriamo. Thank you.
ok? Questo vi aiuterà nel giro di 2-3 minuti a sentirvi più liberi dallo stress. Altra strategia, la meditazione. Ne abbiamo parlato ampiamente nello scorso video in cui vi ho parlato della meditazione. Il consiglio che vi posso dare è: su YouTube trovate tantissime tracce di meditazioni guidate. Utilizzate quelle e cercate di respirare e concentrarvi solamente sul vostro respiro e su ciò che vi sta dicendo la persona che vi guida nella meditazione. E poi esercizio di rilassamento muscolare. Anche questo possiamo farlo da seduti. A me funziona molto di più questo esercizio da sdraiati, ok? Vi sdraiate su un letto o anche per terra su un tappetino, okay? Chiudete gli occhi, iniziate a respirare in maniera consapevole e con rilassatezza e un po' alla volta iniziate a concentrarvi su una parte del vostro corpo, partendo dall'alto e arrivando fino ai piedi, quindi partendo dalla testa e arrivando fino ai piedi. Quindi chiudiamo gli occhi, iniziamo a respirare consapevolmente e iniziamo a concentrarci sulla nostra testa, sui nostri capelli. Dopodiché, piano piano, nel momento in cui mi sono focalizzato sui capelli, sulla testa, scendiamo magari alle orecchie, poi passiamo al naso, poi passiamo alla bocca, poi passiamo al collo, poi passiamo al petto, poi passiamo alle braccia, poi passiamo alla vita, poi passiamo alle gambe, poi passiamo ai piedi, poi passiamo alle dita dei piedi. Saranno passati pochi minuti e avrete notato un certo rilassamento a livello muscolare. Tutto questo potrebbe essere anche fatto in un'unica sessione in cui respirate, meditate, magari in questo caso non una meditazione guidata, ma una meditazione fatta con della musica rilassante di sottofondo e l'esercizio muscolare progressivo di cui vi ho parlato. Ok? Poi un'altra cosa di cui voglio parlarvi è la respirazione consapevole. La respirazione consapevole però è quella che parte dalla pancia e non parte dal petto. Una respirazione corretta va fatta tramite il diaframma. Il diaframma si trova nella zona della pancia, ok? Un modo per imparare a respirare con il diaframma è questo: semplicemente in posizione eretta appoggiate una mano sulla pancia, inspirate e quando inspirate dovete gonfiare la pancia, quindi non il petto, in questo modo. Quindi inspirate dalla pancia e buttate fuori sgonfiando la pancia. Una respirazione invece fatta col petto, adesso vediamo se riesco perché sono anni che respiro col diaframma, adesso vediamo se viene fatta in questo modo. Adesso per me è mista, perché io ormai dopo tanti anni mi sono abituato a respirare col diaframma, quindi non riesco più a respirare solo con il petto. Perché ho imparato la respirazione diaframmatica? Perché come vi avevo detto nel video in cui vi ho parlato della mia storia, io ho studiato diversi anni come cantante di musical e come cantante di musical proprio una delle prime cose che impari, non solo nel canto di musical ma nel canto in generale, è respirare proprio con il diaframma. Uno degli esercizi che ci facevano fare per imparare a respirare con il diaframma prevedeva di sdraiarsi e di appoggiare un dizionario sulla pancia, ok? Respirare con il diaframma, quindi il dizionario si alzava, e buttare fuori con la bocca, svuotando la pancia,
e quindi il dizionario si abbassava, escludendo la parte alta del petto, ok? Quindi questa è una cosa fondamentale che vi aiuterà tantissimo, imparare a respirare con il diaframma. E come strategie quotidiane per gestire lo stress abbiamo anche la mindfulness. Della mindfulness ne abbiamo già parlato in alcuni degli scorsi video. E la mindfulness che cos'è? È la capacità e l'abilità di concentrarsi sul momento presente, ok? Quindi può essere fatta la mindfulness in meditazione, ovvero nel momento in cui io sto meditando mi concentro esclusivamente su quello che sto facendo, ma potrebbe essere fatta anche mentre cammino o mentre mangio. Mentre cammino mi concentro esclusivamente su quello che sto facendo, ovvero camminare possibilmente in natura. Mentre mangio mi concentro su quello che sto facendo, ovvero sull'atto, sull'azione del mangiare, ok? E poi una cosa importantissima anche nella, come strategia quotidiana per gestire lo stress, è ritagliarsi dei momenti per il relax nel corso delle nostre giornate. Potrebbe essere un bagno caldo, potrebbe essere una doccia calda, potrebbe essere una passeggiata in natura, potrebbe essere leggere un libro, potrebbe ancora essere magari bersi una tisana e leggersi un libro, o leggersi magari bere una tisana davanti a una serie TV che ci piace particolarmente, o davanti a un film che ci piace particolarmente. Momenti per noi stessi. Mi raccomando, ve lo dico da coach, cercate che siano momenti che vi arricchiscano, ok? Quindi se vi piace guardare la televisione e vi rilassa guardare la televisione, cercate di guardare qualcosa che vi arricchisce interiormente, ok? Quindi cercate di guardare un programma televisivo, cercate di guardare un film, cercate di guardare una serie TV che vi arricchisce ulteriormente. Poi per carità, ci può anche stare il guardare un film o una serie TV soltanto per svago, ok? Ma non fatela diventare la norma, va bene? Quindi come esempio pratico potrei magari iniziare la mia giornata con la meditazione quotidiana, quindi quei 5-10 minuti in cui respiro consapevolmente con il diaframma e medito, e poi magari la sera, prima di addormentarmi, potrei fare la tecnica di rilassamento muscolare di cui vi ho parlato. Quindi un rilassamento muscolare progressivo che parta dalla punta della testa e arrivi fino alle dita dei piedi. Vedrete che questo vi aiuterà a rilassarvi, magari con della musica rilassante di sottofondo, vi aiuterà a rilassarvi e a dormire meglio. Ok? Ragazzi, quindi che cosa abbiamo visto oggi? Abbiamo visto che cos'è lo stress e perché è dannoso. Abbiamo parlato di tecniche di rilassamento, della respirazione consapevole fatta attraverso il diaframma, di strategie quotidiane per gestire lo stress e di un esempio pratico di come potremmo affrontare la nostra giornata per andare a ridurre lo stress. Ok, quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto mettete un pollice in su, commentate qui sotto, condividete le vostre esperienze, le vostre considerazioni, condividete il video con le persone che pensate possano trarne beneficio e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Una cosa molto importante, attivate anche la campanella, in questo modo riceverete la notifica nel momento in cui esce il video. Ragazzi, per oggi è tutto, io vi saluto, vi mando un abbraccione grande e grazie per essere stati in mia compagnia. Ciao!